Voi sapete che io quando vedo una cosa al prezzo affare impazzisco e devo per forza averla, più che altro per fare l'affare. Ecco, quindi da questa idea nasce questa serie. Signori, vi presento una nuova, potrebbe essere serie del canale, Gli Affari del Mese. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi presentiamo una nuova serie, ovvero Gli Affari del Mese. Non so ogni quando la porterò, magari un giorno diventerà Gli Affari della Settimana, non credo perché non sono assolutamente così ricco. Comunque in questa serie cercherò di dirvi quali sono le cose che sono riuscito a prendere a miglior prezzo all'interno del mese in corso, o magari non lo so, insomma nel periodo in cui faccio il video. Quindi mi raccomando, per supportare questa nuova serie, e soprattutto visto che la prima puntata è un bel supporto, arriviamo a 3000 like. Ci arriviamo? Sì che ci arriviamo a 3000 like. Dai, questi 3000 like per questa nuova serie. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, anche perché vi ricordo che a 30.000 iscritti parte il contest della GTX 750 Ti Piazzotta. Quindi prima ci arriviamo, prima parte il contest. Iscrivetevi alla pagina Facebook perché pubblichiamo tante cose carine, offerte. Tra un po' siamo quasi in area Black Friday. Ultimamente c'è il meno 20% anche sull'Amazon Crocco. Quindi ecco, rimanete sintonizzati anche sulla pagina Facebook e cominciamo. Allora, il primo prodotto tra virgolette che vi presento di quelli che ho acquistato a un buon prezzo è questo qui, che voi così non vedete niente perché no, comunque sia, io ve l'ho provato avvicinare un po'. Vabbè, questo qui, quello che vedete, insomma, sto ancora a fuoco, dimmi di sì. Questo qui è un HTC 10. Un HTC 10 è un telefono top di gamma, mi sembra dello scorso anno, e ancora oggi stiamo parlando di un telefono che su Amazon costa 460 euro. Quindi ecco, perché ho comprato questo telefono? Voi sapete che avevo il G-Flex 2, che è probabilmente il peggior telefono della storia del mondo dei telefoni, perché è veramente uno schifo. Allora, già quel telefono aveva tanti problemi, soprattutto per il fatto dovuto al surriscaldamento. Si surriscaldava troppo e quindi non funzionava mai come doveva. Ultimamente la batteria arrivava a durare un quarto d'ora, durerà penso adesso 5 minuti. La fotocamera posteriore era completamente andata, cioè proprio non partiva più, andava soltanto quella anteriore. Non prendeva mai. Forse anche dovuto al fatto del mio gestore telefonico, che adesso ho cambiato, infatti adesso prende. E soprattutto la gente mi chiamava e io non riuscivo a rispondere. Questo era anche un altro grave problema. A quel punto mi serviva un telefono nuovo. All'inizio del mese su Amazon Francia c'era il meno 20%. E tra le varie cose in offerta c'era appunto questo HTC 10 sull'Amazon Warehouse Deals, cioè vuol dire ricondizionale di Amazon, che stava, mi pare, 3,30? Non lo so, non ricordo. Comunque sia, 3,30 meno il 20%, questo coso mi è arrivato a casa, mi sembra con 260 euro, perché quando compri da warehouse deals di altri paesi ci devi mettere la spedizione, che comunque era tipo 6-7 euro, una cosa del genere. Di conseguenza, un telefono che oggi costa 468 euro su Amazon l'ho pagato ben 200 euro di meno. Questo possiamo considerarlo un affare, considerando anche che è un ottimo telefono e soprattutto ha una feature molto importante per me, ovvero ha una fotocamera come Cristo comanda. Vuol dire che se mi si scarica la Canon non devo aspettare 3 ore che mi ricarica tutte le batterie, ma posso tranquillamente mettere questo e registrare qualcosa. Che soprattutto adesso che comincerò ad andare in giro per fare delle cose, però non spoilerò niente, potrebbe tornare utile. Il secondo affare che vi voglio presentare non ce l'ho qui in mano perché in questo momento è dentro il PC già. Ebbene sì, perché voi sapete che ho fatto un acquisto che ero convinto consumasse tanta tanta energia, che poi non si è rivelato così. Però comunque dovevo cercare in qualche modo di tutelarmi. Io prima in questo computer avevo un alimentatore, un Google Power X da 700 watt, un Thunderbolt Bronze, un bel trattorino, un bel alimentatore molto affidabile, preso anche quello, fu un super affare, 3-4 anni fa lo pagai, pare 35 euro, 40 euro in Germania, insomma comunque fu un affare molto buono e non aveva mai dato un problema. Infatti adesso quel Cougar Power X l'ho rimischiato e l'ho riutilizzato per una cosa di cui vedrete un video sicuramente molto presto. Ovviamente cosa ho fatto? Prendendo l'alimentatore sicuramente ce la faceva già a supportare Vega, però comunque sia, dovendo tenere acceso il computer molte ore, volevo passare a un prodotto un pochettino di fascia un po' più sopra, magari un 80 Plus Gold fatto come si deve. Tra le varie offerte su Amazon ho trovato sempre sul Warehouse Deals, che ormai Warehouse Deals è il mio spacciatore di affari, infatti vi consiglio sempre di andarci a guardare, ve l'ho già detto, guardare spesso su Warehouse Deals. Ho trovato questo bellissimo Antec EDG da 650 watt da Warehouse Deals, 80 Plus Gold, un bell'alimentatore, è un Seasonic, quindi
roba potente. La piattaforma Seasonic Gold è probabilmente una delle migliori. Seasonic probabilmente è uno degli OEM migliori che produce alimentatori. Loro e Super Flower, diciamo, sono quelli più in alto. Anche, ci sono anche altri buoni, però loro stanno, diciamo, un gradino sopra gli altri. Quindi comunque era un ottimo alimentatore. L'alimentatore di solito costa 120-130 euro. Prenderlo al prezzo che l'ho preso io, che è meno di 70 euro, è stata una cosa molto molto positiva. Infatti, tant'è che era talmente positiva che io pensavo che mi arrivasse, non si accendesse o che non reggesse niente o che ci avesse qualche problema. L'ho messo dentro, funziona un amore, è silenziosissimo, alimenta tutto senza il minimo problema. Non ho cali di tensione, niente, anzi l'unica cosa che mi dà cali di tensione è la ciabatta cinese che ho montata nel computer, che mi regge due computer. Quando stanno accesi tutti e due insieme, la ciabatta muore. Infatti devo cambiare ciabatta, devo prendere un UPS, devo prendere un sacco di cose. Potrebbero arrivare anche queste cose nel prossimo affare del mese, che ne so, magari faccio vedere come faccio a alimentare io questa centrale nucleare qui dietro, troveremo un modo. Quindi l'Under KDG molto buono, tutti i prodotti che io vi sto di cui vi sto parlando cercherò di mettervi il link in descrizione, che se siete interessati ad acquistare i miei stessi prodotti, ovviamente non li troverete allo stesso prezzo a cui li ho trovati io, perché erano affari appunto, quindi non è che stanno sempre a quel prezzo, potete trovarli qui. Parliamo del terzo affare, che è quello che avete già visto, di cui abbiamo già parlato abbondantemente, ovvero la Vega 56. Alla Vega 56 ve ne ho già parlato, è una scheda ottima, ma la cosa che la rende così buona è appunto il prezzo a cui l'ho pagata. Parliamo di una scheda che qui in Italia si trova tra i 550 e i 600 euro. Su Amazon non ne parliamo proprio, penso la venderanno a 1700 euro sta cosa. Sto esagerando volutamente, non penso la vendano a 1700 euro. Questa è una gallina, perché io abito in un paese ma ci sono le galline. Fantastica questa cosa. Adesso ho tre cani, devo ammazzare anche le galline adesso. La Vega 56, come vi ho spiegato prima, mentre le galline calmate. Cosa fa meglio con le galline io? Raga, vi giuro, io non abito in campagna, ve lo giuro. Non farmi chiudere la finestra. La Vega 56 è ottima rapportata al prezzo, perché? Perché questa scheda mi è costata 400 euro. Di cui buona parte di questi soldi li ho presi dalla scheda video della 1070 che ho venduto, quindi praticamente mi è costata niente, è stato quasi un cambio alla pari, è stato come se avessi noleggiato la 1070 per qualche mese, poi l'avessi restituita e mi fossi fatto la scheda video, tra virgolette, fatta bene, adatta a me. La scheda l'avete visto, funziona benissimo, vi invito a rivedere il video sulla Vega 56 per come va. È un affare, perché prenderla a 400 euro, che è 200 euro sotto quello che si trova in Italia, è una cosa molto molto positiva. Posso mettervi il link in descrizione qui sotto dove l'ho presa io questa scheda. Non è un sito italiano, è un sito francese. Aspettatevi che vi chiedano, non lo so, veramente anche quante volte andate al bagno in un giorno, perché purtroppo questa scheda è molto ambita dai miner, nonostante le memorie HBM2 non siano molto veloci. È comunque una scheda che arriva a fare tranquillamente 35-36 megahash al secondo, di conseguenza i miner ci vanno sotto. È vero anche che aumenta la difficoltà di risolvere i calcoli dell'Ethereum, eccetera eccetera, la sicurezza della blockchain, quindi comunque sia non si riesce più a minare come prima, ma comunque una scheda del genere mina sempre meglio rispetto alle altre, quindi è molto ambita, soprattutto perché con vari tweak si riesce a portare anche a farla consumare pochissimo, 150-160 watt. Addirittura c'è chi dice di avergli fatto fare 35 megahash al secondo con 120 watt di consumo. Voi figuratevi, un miner se ne compra 10 di queste qua è contento tutta la vita. Per il momento questo mese ho deciso di portarvi questi tre affari che sono belli succulenti. Come vedete non è che siano pochi soldi, però se voi pensate a tutto quello che abbiamo risparmiato, stiamo parlando di aver risparmiato all'incirca 500-600 euro di cose, quindi è veramente tanta roba, considerando però che tutto quello che ho preso va sempre, diciamo, paragonato anche alla vendita che ho fatto. Ho speso molto poco, ho ottenuto tanto, e su quello che avrei dovuto spendere ho risparmiato tantissimo. E soprattutto una cosa che vi dico, non è che mi sono svegliato un giorno, pacco, acceso il computer, l'affare della vita l'ho trovato. Bisogna cercare, bisogna mettersi, stare a guardare ogni cosa, ve l'ho detto mille volte, ci sono i video su come trovare sempre il prezzo migliore. Quindi mi raccomando, se voi non riuscite a trovare le stesse cose al mio stesso prezzo, non è che non esistono, vuol dire che in quel momento non ci sono. Magari vi svegliate domani e non ci sono, magari dovete aspettare 10 giorni prima di trovare l'affare giusto, ma l'importante è che se volete una cosa state bene attenti e abbiate pazienza, perché chi non ha pazienza spende un sacco di soldi inutilmente. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, spero che questa nuova serie possa interessarvi. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dei miei affari, se avreste preso qualcos'altro, se va bene quello che ho preso, se avete trovato affari migliori, ovviamente anche questo voglio sapere. Condividete il video se a qualcuno magari interessa qualche piccolo affaruccio, dove e come farlo, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!